Benvenuti gentili telespettatori alla Tenso Struttura di Maranola per questa quarta giornata di campionato di serie C2 di calcio a 5. L'Eracle ospita il Lido dei Pirati. A fianco a me per commentare questa partita c'è Giuseppe Capuano, alle riprese Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le formazioni. Per l'Eracle 1 Petrella, 3 Valente, 4 Monaco, 5 Ferrara, 6 Monaco, 8 Colacicco, 9 Cortatore, 10 Riso, 11 Corona, 18 Mella, 19 Supino, 22 Napolitano, 27 Corrente. L'allenatore Macari Matteo. Per quanto riguarda invece il Lido il Pirata di Sperlonga, 1 Giunta, 4 De Parolis, 5 Muccitelli, 8 Triolo, 9 Cepa, 10 Marrone, 11 Saccoccio, 12 Russo, 18 D'Ambrosio, 20 D'Alterio, 21 Di Vito, 26 Ruscitto. Allenatore Massimo Stravato. Allora, Giuseppe, che partita ci aspettiamo quest'oggi? Innanzitutto un saluto a tutti voi, un derby inedito, possiamo presentarlo così, perché è la prima volta che si disputa questa partita tra Lido il Pirata Sperlonga e Heracles Città del Golfo. Non perché l'Heracles è diventata Città del Golfo, ma perché il Lido il Pirata proviene dalla Serie D, quindi una neopromossa, e si trova quest'anno per la prima volta in C2, essendo l'Heracles lo scorso anno già in C2, anche l'ex Cassio Club era in C2, quindi i giocatori non si sono mai incontrati, salvo amichevoli, perché ovviamente va fatta sempre una bella parentesi su amichevoli. È un Heracles che ha una bella marcia in campionato, non ha mai perso fin qui, ha incontrato belle squadre, ma è soprattutto un Heracles che deve continuare questo filotto, vuole continuare questo filotto particolare. Adesso si sono riuniti, è salito il grido delle due squadre e adesso anche la squadra ospite del Lido del Pirata è pronta a far salire il proprio grido di battaglia, potremmo dire così. Tanto ci sono già i quintetti in campo, da notare che la squadra di casa manda in campo Petrella tra i pali, Ferrara non l'avevo visto giocare nella partita precedente, proprio in campo Corrente, Mella e Riso, squadra giovanissima, ma c'è da segnalare che nell'Heracles Città del Golfo manca Valente, un elemento importante, sarà assente almeno fino a gennaio, quindi una bella perdita per la squadra di casa, che perde un bel professionista e un bel protagonista in campo. Sicuramente Giuseppe, un'assenza che potrebbe pesare alla lunga quella di Valente, comunque potremmo definirlo quello di quest'oggi quasi un match per le prime posizioni, perché entrambe sono squadre imbattute. L'Eracle viene da 3 vittorie consecutive alle prime 3 giornate di campionato, il Lido dei Pirati è a quota 7 punti con un pareggio alla prima di campionato a Nettuno e poi 2 vittorie consecutive, quindi sicuramente quello di quest'oggi può essere uno scontro importante per le prime battute di campionato. Comunque già si è partiti, l'arbitro è il signor Pompilio di Latina, in campo per il Lido il Pirata porta Giunta con il numero 1, poi Triolo, Marrone, Saccoccio e il numero 20 D'Alterio. Tanto l'arbitro già si è presentato facendo capire ai giocatori in campo che quest'oggi lui avrà la sua da dire e spesso e volentieri non lascerà passare nulla né da una parte né dall'altra. Ovviamente ognuno ha il suo modo di arbitrare, ognuno ha il suo stile, potremmo dire così. Certo, ci sono arbitri che lavorano quasi all'inglese, potremmo dire così, fischiano poco, invece già ci ha dato dimostrazione quest'arbitro di avere un diverso metodo. Comunque in campo per l'Eracle abbiamo detto Corrente, Mella, Riso e Ferrara, esordio per Ferrara in questo campionato. Riso, uno dei giocatori fino a questo momento decisivi per questo avvio di campionato, decisivo nelle ultime due partite, nel 2-0 contro il Leggio Sora. Prima occasione intanto per l'Eracle con Mella che mette un pallone dentro per Corrente che non arriva alla conclusione. Dicevo, poi invece nell'ultima vittoria esterna contro la Virtus Faiti Riso è stato autore di una doppietta, l'altro gol l'ha siglato Corrente, decisivo come sempre sia in fase difensiva che offensiva. Controlla in questa fase il pallone il Lido di Pirata, l'ha detto Giuseppe, questo è un derby, una squadra di Sperlonga.
Invece nell'ultima di campionato per il Lido dei Pirati c'è stata una vittoria per 4-2. Una vittoria convincente per 4-2 contro il Sport Country Club. Le reti sono state di Triolo e di Saccoccio, che ha siglato una bella tripletta. Intanto fallo di Riso sul numero 20 d'Alterio, fischia la punizione l'arbitro, una punizione che potrebbe essere interessante perché siamo abbastanza vicini alla porta difesa da Petrella. Un altro dato interessante è quello dei gol subiti, infatti l'Eracle ha per adesso la miglior difesa, ha subito solo 2 gol nelle prime 3 di campionato. Pensi possa essere uno dei punti di forza di questa squadra, Giuseppe? Prima di tutto è meglio non prenderle e poi darle, questo è uno dei principi all'italiana. Volevo segnalare anche il ritorno di Colacicco in campo, l'avevamo visto l'ultima volta contro il Città di Colleferro, dopodiché assente giustificato, si è sposato il ragazzo, quindi gli facciamo gli auguri, assente per viaggio di nozze, torna oggi, giustamente non va in campo titolare perché credo sia tornato in queste ore dal viaggio di nozze, ma ha risposto subito presente alla chiamata del mister. Fin qui nulla da segnalare per tra le due formazioni, solo quel taglio poco fa di Corrente sul secondo palo, ma azione classica, non è riuscito a chiudere il numero 27 di casa. Intanto adesso inizia il tiki taka, vorremmo chiamarlo così, che spesso e volentieri ubriaca l'avversario proprio da parte dell'Eracles Città del Golfo. Un Eracles giovanissimo e che soprattutto ha messo subito in campo Mella, che spesso e volentieri fa da vertice avanzato e da vero e proprio pivot offensivo. Poi c'è il Riso che ha licenza di creare, disturbare e distruggere in alcuni casi. Sì, l'hai detto, Mella fa un ottimo lavoro in attacco, ha segnato fino a questo momento 2 gol per la sua squadra in questo campionato. Riso è il miglior finalizzatore con 4 reti, però Mella fa anche un lavoro fondamentale a livello di protezione di palloni, di smistamento di palloni, quindi un giocatore potremmo dire decisivo per la sua squadra. Comunque abbiamo parlato delle difese, invece per quanto riguarda gli attacchi l'Eracle ha siglato 12 reti fino a questo momento nelle prime 3 di campionato ed è il quarto miglior attacco, mentre 10 sono i gol fatti dalla squadra di Sperlonga. Intanto l'abbiamo detto, fischia un po' troppo forse quest'arbitro, il signor Pompilio, che ha fischiato un controfallo, si rimette il pallone dal basso con Petrella, ci prova subito Riso con le sue solite conclusioni da fuori area. Nell'ultima in casa è stata decisiva proprio una sua conclusione dalla tre quarti deviata che ha sbloccato il match. A fil di palo il tiro di Ferrara deviato direttamente in calcio d'angolo, Michele Corrente sul punto di battuta chiama lo schema numero 7. Bello l'intervento di Ferrara che cicca il pallone, recupera subito intanto Riso. Hanno un ottimo possesso palla in questa fase i ragazzi dell'Eracle, pochi i palloni giocati dai ragazzi in casacca bianca. Se noti Francesco, Lido il Pirata ha tecnicamente impostata il pressing partendo dalla mediana, non c'è il pressing prima della mediana, quindi lascia ragionare l'Eracle, lascia pensare la squadra in maglia nera, dopodiché parte, ma è una difesa altissima perché c'è in realtà un 3-1 in fase difensiva con 3 giocatori in pressing alto e uno solo poi dietro a fungere da baluardo, fermo poi restando che chi è libero torna indietro a chiudere. Certo, quindi per questa tipologia di pressing probabilmente cercheranno di sfruttare le ripartenze, intanto si stanno alzando. Certo. E diciamo in campo per il Lido il Pirata c'è Triolo che è il miglior marcatore. Intanto prova la sforbiciata Mella con uno dei suoi soliti colpi, termina sul fondo però, ma bella l'intuizione comunque di Mella che prova sempre a fare qualcosa di spettacolare in campo, possiamo dire così. Dicevo, in campo Triolo e Saccoccio che sono i migliori marcatori per il Lido il Pirata, uno con 4 gol e l'altro con 3.
Sebastiano Triolo è una carta conosciuta, è uno di quei ragazzi che a Fondi, Sperlonga hanno fatto il calcio a 5 per tanti anni, e se Fondi è diventata la capitale virtuale del calcio a 5 nel sud pontino, lo deve anche a giocatori come Triolo e altri elementi che ancora fanno altri campionati, ma Triolo era uno di questi. Continua il giropalla dell'Eracle, Michele chiama Mella per fargli puntare l'uomo e ancora guadagnano un calcio d'angolo. Un Eracle che spinge forte. Intanto buoni i primi minuti di Ferrara, che fino a questo momento non avevamo visto in campo qui in casa. Il numero 5 sta gestendo bene il pallone. Riparte intanto il numero 20 D'Alterio, che conquista un fallo laterale. Riparte dal basso Triolo ancora. Marrone scambia bello il velo, ma sbaglia il passaggio D'Alterio. Un'altra intuizione di Triolo con un bel velo, Giuseppe. È lì che riesci a creare la superiorità numerica, perché mandi fuori fase l'avversario e quindi crei la superiorità. Volevo sottolineare che Ferrara sta svolgendo il lavoro che faceva Valerio, quindi è perfettamente l'ipotetico subentrante a lui in questo momento, e ha un compito difficile perché giustamente funge da baluardo difensivo, con la possibilità poi di proporsi in avanti come in questa azione o come ha fatto poc'anzi, che alzare il sombrero invece non è riuscito a tirarla dentro la palla. Certo, anche nei match precedenti abbiamo visto invece spesso Valente cambiare posizione, Valerio cambiare posizione con Corona, e quest'oggi invece è Ferrara che si adatta a questa posizione. Fino adesso sta svolgendo bene il suo lavoro. Intanto ancora Triolo, punta Ferrara, bello lo scambio, il tiro ancora del numero 10 Marrone, bella triangolazione. Triolo, Saccoccio, Marrone, con Marrone che si libera al tiro per ben due volte, il secondo tentativo va sul fondo, bella protezione di palla intanto di Yuri Mella che guadagna un ottimo fallo, queste le sue solite giocate. Ammonisce, e quello ammonisce. Intanto il signor Pomiglio ammonisce Triolo, che ha commesso un fallo sicuramente tattico, perché Mella sarebbe andato... Si tratta di D'Alterio, numero 20. È stato ammonito il numero 20 D'Alterio, non Triolo. Comunque fallo commesso tatticamente per evitare un 2 contro 1. Era andato via Mella, ha fatto un gioco di prestigio, ha nascosto il pallone all'avversario. Lì non ha potuto fare nient'altro D'Alterio che ancorarlo, mettergli la catena al collo praticamente e non lasciarlo andare via, anche perché lì avrebbe puntato Giunta dritto per dritto. Vediamo sul punto di battuta Michele Corrente col suo destro, vediamo se ci sarà uno schema o batterà direttamente a rete. C'è Riso sul secondo palo. Marcano a uomo, si stacca Riso intanto, vediamo cosa si inventano. Va Riso invece, la conclusione alta. Non si sono capiti forse con il tipo di schema, però la giocata era buona. Se avessi inquadrato la porta... sarebbero stati dolori per Giunta. Intanto abbiamo detto ammonito il numero 20 D'Alterio. E non sarà l'unico in questa gara, perché prevedo un bel po' di cartellini gialli da come inizia il direttore di gara. Eh sì, anche perché puntano spesso nell'uno contro uno, Mella e Riso soprattutto. Ancora un giro palla, Ferrara. Un po' lento nel girare il pallone, ottima la pressione di Saccoccio, ancora Marrone stava per calciare, un fallo dubbio che comunque non viene fischiato da Pomiglio, forse c'era il contatto, si riprende con Michele Corrente che gestisce questo pallone. Ha avuto la meglio l'Eracle in questo caso, perché praticamente se c'era il fallo erano gli estremi del rigore e comunque un cartellino sarebbe piovuto sicuramente, non so il colore perché in quella posizione è abbastanza strana, siamo quasi al vertice dell'area, non credo fosse rigore, però è stato bravo il difensore a chiudere bene e a non lasciar passare, addirittura conquistando la rimessa laterale. C'è un po' di nervosismo in campo però, perché il Little Pirata sta patendo un po' di nervosismo, ha alzato il pressing e spesso e volentieri vuole affogare la manovra dell'Eracles. Eh sì, infatti l'abbiamo visto poco fa con D'Alterio, già ammonito, tra
tra l'altro è intervenuto sul pallone scagliandolo fuori dal campo, a momenti beccava noi che stavamo facendo la telecronaca. Per fortuna c'è una barriera protettiva. Comunque ancora Riso che controlla questo pallone. Siamo al 12esimo, ancora nessun cambio fino a questo momento. Sicuramente ci sono in panchina da una parte e dall'altra giocatori che subentrando potrebbero fare la differenza. Pensiamo sicuramente a Corona, a Monaco. E infatti manco a dirlo, tanto tenta la conclusione Mella, blocca comodamente Giunta. Manco a dirlo, Monaco si è scaldato, è quasi pronto per subentrare. Probabilmente darà il cambio a Mella, che spesso abbiamo visto fare staffette in corso d'opera con Colacicco in Coppa Italia. Infatti sarà lui a lasciare il campo. Mella che è il numero 6 e non il 18 come abbiamo detto a inizio gara. Intanto non è fallo, dice l'arbitro, è rimessa laterale. Addirittura l'aveva chiamato l'allenatore il fallo, quindi ha rischiato anche in questo caso Mella, però il direttore ha lasciato continuare, quindi... Infatti è quasi l'allenatore dell'Era che ha chiamato il fallo, l'arbitro non aveva visto nulla. Intanto è rimessa laterale. È uscito Mella, come abbiamo detto, è entrato il numero 7 Monaco. La conclusione incredibile di Marrone, parata da Petrella. Marrone fino a questo momento è stato il giocatore che è andato più volte al tiro, già alla terza conclusione, due nello specchio della porta, è sicuramente il più pericoloso fino a questo momento. Intanto c'è stato un cambio, è entrato il 26 Ruscitto per la squadra del Lido il Pirata, è uscito, non ho letto il nome, ma dovrebbe essere il numero 11 Saccoccio, un cambio praticamente tra pivot credo, anche se D'Alterio lo vedo passato davanti col suo numero 20, ma veramente con il calcio a 5 i ruoli variano velocemente. Tanto qui ancora un'incompressione tra Corrente e Ferrara, quest'ultimo non è salito sull'invito di Corrente, voleva forse più movimento. Michele Corrente è un giocatore che dimostra molta più esperienza in confronto alla proprietà, è vero che proprio lui con Mella e se non vado errato con la Cicco fecero, intanto eccolo il gol 1-0, ma a favore degli ospiti lo segna il numero 10 Marrone, l'abbiamo detto, eccolo la sua quarta conclusione, migliore in campo fino a questo momento, due conclusioni le aveva parate Petrella, invece questa volta lo buca dopo uno scambio con il solito Triolo, si sblocca il match, svantaggio per l'Eracle che adesso dovrà trovare la chiave giusta per rimettere in sesto questo match. Terza rete subita in questo campionato per l'Eracle, comunque ancora la miglior difesa, diciamolo, però stiamo vedendo un Lido dei Pirati, Lido il Pirata che riesce più volte a trovare la conclusione. Intanto conclude il ragionamento di prima, facevano parte di un under 21 della Virtus Fondi che giocò addirittura il campionato nazionale, quindi bei palcoscenici e belle esperienze che oggi dimostrano aver creato un bel bagaglio anche a livello di esperienza. E qui l'arbitro prende una bella svista perché la palla la mette fuori Ruscitto, non era d'accordo Corrente. Intanto c'è stato un cambio anche tecnico, è uscito Ferrara, è entrato Valente. Valente è un difensore roccioso, quindi segno che magari là dietro non era convinto non delle giocate di Ferrara ma del peso in difesa, quindi ha fatto questo cambio. Bisognerà vedere se avrà ragione col numero 3 Valente, nel calcio lo conosciamo Danilo Valente, è sempre stato un grandissimo difensore centrale, si è riscoperto, si è rigenerato nel calcio a 5. Non l'ho mai visto giocare una partita intera, però è un ottimo difensore che ha i suoi tempi. Qui l'arbitro secondo me fa un altro errore perché non vede un retropassaggio volontario, forse un po' di errori ci stanno in questo frangente. Reclama l'Eracle che però è sotto 1-0, l'arbitro deve stare attento a non perdere il timone della partita. Valente per Riso, spinto ma viene consegnato la rimessa alla squadra del Lido il Pirata. Qui ancora Marrone prova a nascondere il pallone in mezzo a tre maglie nere, arriva la botta rimpallata da parte di Uscito, c'è ancora un pallone fuori, sarà corner.
Si è alzato di parecchio il team di Sperlonga, che adesso si sta dimostrando molto offensivo, sta gestendo bene il pallone, qualche difficoltà per l'Eracle, che comunque quest'oggi ha in campo una formazione, diciamo, atipica, perché non abbiamo mai visto questi giocatori insieme in campo. Probabilmente sarà decisiva anche la gara che ci sarà questa settimana di Coppa Italia, forse sta cercando di gestire i giocatori in maniera differente, per questo è partito Ferrara sostituito poi da Valente. Vedremo se peseranno le scelte dell'allenatore al termine del match. Intanto Monaco punta Triolo, il suo tiro non deviato, dice l'arbitro, sarà rimessa dal fondo. Diciamo infatti mercoledì 31 ottobre ci sarà l'andata del secondo turno di Coppa Italia di calcio a 5. L'Eracle ospiterà la Polisportiva Supino, il ritorno poi sarà a novembre. Intanto sta cercando di gestire il pallone con più calma l'Eracle. Valente sta gestendo bene con concorrente. È una partita ben messa in campo da mister Stravato, perché la sua formazione sta facendo nient'altro che pressing, ovviamente con un bel dispendio di energia, ma la panchina appare lunga, almeno da quello che si vede fino a questo momento, e soprattutto trovando il gol con quel gioco di prestigio di Marrone si sono rintanati ancora di più all'indietro. Questo può essere un bene o un male, dipende da quello che riuscirà a creare l'Eracles. C'è anche da dire che dopo l'uscita di Mella l'Eracles è un po' abbassato, Mella stava tenendo alta la squadra, forse anche la sua uscita ha permesso a Lido il Pirata. Intanto la conclusione di Riso da fuori area, parata da Giunta sulla ribattuta, Monaco è stato di nuovo murato da Giunta, una doppia opportunità incredibile per l'Eracle, vicinissimo al pareggio, ma grande conclusione di Riso, come al solito le sue conclusioni sono sempre pericolose, ma Giunta si è fatto trovare pronto. Parliamo di due giocatori nettamente diversi tra Monaco e Mella, anche fisicamente stanno occupando la stessa posizione, ma Mella è un giocatore molto più fisico, Monaco ha molta più fantasia, ha un fisico diverso, ha più velocità secondo me in confronto a Mella, non me ne voglio il buon Mella, però ha delle caratteristiche diverse, anche se io userei Monaco più da esterno che da centrale come pivot. Ma infatti proprio la posizione di Mella era positiva. Per quanto riguarda intanto c'è un fallo non fischiato da Pomiglio, il numero 26 è uscito alle mani in faccia, ma l'arbitro dice che non c'era nulla, forse ha sbattuto il viso sul parquet. Comunque dicevamo, la fisicità di Mella gli permetteva di guadagnare spesso dei falli, di proteggere meglio il pallone. Monaco sicuramente è più rapido, ma hanno caratteristiche differenti, dobbiamo dirlo. Sicuramente, intanto rimane a terra il giocatore del Lido il Pirata, forse un colpo al volto per lui nel movimento di Valente, non so quanto sia volontario sia involontario, non ho visto nel movimento, però si è alzato, sembra nulla di grave per il giocatore. Fatto sta che adesso bisogna cercare di smuovere un po' gli equilibri. Io ho visto scaldare Corona per tanto tempo, Corona è uno di quei giocatori che può fare la differenza in questo frangente. Bella la punizione di Riso, non arriva Monaco sul tiro cross di Riso, sarà rimessa laterale addirittura. No, rimessa dal fondo, batte Giunta, ma bella la punizione di Riso, pericolosa. Intanto è entrato il numero 9, Cepa, al posto di Triolo. Non è uscito Marrone, il più positivo dei suoi fino a questo momento. E neanche D'Alterio, forse il più nervoso dei suoi, però sta mettendo in campo tutta la sua esperienza. Intanto rimessa dal fondo, battuta da Petrella, corrente, gestisce con Valente che non controlla questo pallone,
qualche difficoltà nella gestione del pallone dal basso, Giuseppe, sia prima con Ferrara che adesso con Valente. Da cosa può dipendere? Perché Lido e Pirata alzano il baricentro, se tu noti il pressing non è più sulla mediana ma è praticamente sul portatore di palla. Intanto bella rottura di Monaco, il cross in mezzo per Riso e questa è un'azione sua, gol 1-1, Daniele Riso, sempre lui, proprio lui. Gran scambio tra Monaco e Riso che a tu per tu con Giunta non sbaglia, bellissimo lo scambio tra i due, una ripartenza nata da una riconquista del pallone da parte di Monaco, ottimo il lavoro in questo caso, anche essendo Mingherlino ha fatto valere la sua fisicità e ha messo un pallone dentro per Riso, perfetto, doveva solo concludere a rete e ha bucato Giunta, punteggio sull'1-1. Quello è un pallone veramente conquistato dal nulla di Monaco, grandissimo lavoro, adesso vedi il pressing dell'Heracles che si alza e Monaco mette in affanno il difensore, questo è il gioco che deve fare adesso l'Heracles, perché alla prima volta a conquistare il pallone era Riso e Riso lì è stato ghiottissimo, ha messo dentro senza neanche pensarci su due volte, incolpevole Giunta, uno contro uno, non poteva fare altro, ma Monaco, altro pallone recuperato, in quella posizione sta facendo danni al Lido il Pirata. Intanto è entrato il numero 4 De Parolis al posto di D'Alterio ed è rientrato Saccoccio al posto di Marrone. Siamo al 24esimo, intanto altro scambio Riso, Monaco, la conclusione a fil di palo, ma Monaco devastante in questa fase, tre palloni recuperati, una conclusione, un assist, decisivo Monaco da subentrante. Intanto time out. Corrente che ringrazia, possiamo dire così, Monaco per il lavoro svolto in questi minuti, ma devastante Giuseppe Monaco in questa fase. Sì, perché se abbiamo detto che non era un vero e proprio pivot in fase offensiva, ma in fase difensiva ha conquistato tantissimi palloni ed è stato letale, perché praticamente in 4-5 azioni non ha ragionato mai il Lido il Pirata, ha sempre perso il pallone e Monaco ha recuperato quei palloni, una sola volta sono poi riusciti a essere letali, ma in quella posizione da pivot difensivo Monaco rende benissimo, quindi complimenti al mister che l'ha visto in quella posizione. È vero anche che negli ultimi minuti si è alzato il pressing dell'Heracle, prima gestivano maggiormente dal basso, invece hanno capito che doveva cambiare qualcosa. Intanto entra Colacicco proprio al posto di Monaco, che probabilmente ha già bisogno di rifiatare per il lavoro svolto ottimamente fino a questo momento. Entra Colacicco che è un possiamo dire sosia, un doppione di Mella. Colacicco è un pivot nel pieno senso della parola, perché è un attaccante tignoso, è un attaccante che spesso e volentieri non aiuta dietro, ma lì davanti ti crea tantissime possibilità e ti leva tanti palloni alla squadra avversaria, oltre al fatto che spesso e volentieri dà tantissimo fastidio all'avversario. L'unico limite potrebbe essere i nervi, ma giustamente sa che deve fare questo lavoro, lo deve fare bene oggi Colacicco, perché non ci si può concedere errori di troppo. Infatti il suo nervosismo lo ha pagato nel ritorno della gara di Coppa Italia e infatti mercoledì non potrà essere in campo proprio per la squalifica che dovrà scontare, però comunque ricordiamo l'Heracle è riuscito comunque a vincere quella gara, ma fa parte delle caratteristiche di Colacicco, appunto questa sua tignosità a volte può sfociare in un po' di nervosismo, ma ci sta. Intanto si abbassa per ricevere il pallone da Corrente, scambia con Valente e sono sicuro che fra poco entrerà Corona, non, se non voglio azzardare, dai, o fuori Valente o al massimo fuori Corrente, ma non credo Corrente per via degli under, non so se con la Cicca ancora un under, ma mi pare di no, però Corona se entra, entra per dare spazio sui lati e quindi sicuramente Valente con Riso che va dietro. Sicuramente Corrente dovrà rimanere in campo per la questione degli under, quindi credo uscirà Valente o... Intanto ripartenza, 2 contro 1, Riso fermato in maniera fallosa da Saccoccio, non tira fuori il cartellino, ma una situazione davvero pericolosa, c'era un 2 contro 1, Riso e Colacicco. Intanto entra Corona al posto di Valente, lo scambio che avevamo, di cui avevamo appena parlato, anche loro possiamo dire sono quasi due doppioni per...
per la gestione del pallone e il ruolo che svolgono in campo. Intanto sul punto di battuta Colacicco, un po' acciaccato riso dopo aver guadagnato questo fallo, ma si era creata una situazione davvero pericolosa. C'era Riso che, se avesse messo il pallone dentro per Colacicco, probabilmente avrebbe messo in difficoltà Giunta, il portiere della squadra di Sperlonga. Credo che sicuramente adesso il mister dell'Eracles sta provando ad attaccare e ad attaccare convinto, perché non c'è nessun giocatore con piene attinenze difensive, cioè il più difensivo in questo momento è Corrente in campo, perché Corona è un'ala, un giocatore esterno, non funge da pivot centrale difensivo, potremmo dire così. Intanto bella la punizione e purtroppo non riesce a girare la Corona, ma credo che sia Riso Corrente addirittura da fungere da ipotetico ultimo uomo. In questo momento sembra quasi Riso che si sta abbassando. Comunque bello il tiro di Colacicco, murato da Giunta. Sulla ribattuta Corona non è stato pronto, a fil di palo la sua conclusione. Intanto aspetta il pallone Ruscitto, rimessa laterale per Lido il Pirata. Protegge questo pallone Cepa e si guadagna un ottimo fallo commesso da Corona, un po' irruento in questa, commesso da Colacicco, un po' irruento in questa occasione. Intanto siamo al 29esimo e la gara è ferma sull'1-1. Vediamo se ci sarà qualche colpo di scena prima che le squadre vadano dentro gli spogliatoi. Si alza ancora Riso, scambia con Colacicco, si riparte da Corrente, ancora con Riso, si appoggiano spesso a Michele Corrente che è il baricentro della squadra. Corona guadagna una rimessa laterale, ancora Michele Corrente che ha toccato una marea di palloni fino a questo momento. Ne toccherà tantissimi perché adesso lui è il fulcro arretrato della manovra, quindi tutti i palloni spesso e volentieri con il Little Pirata chiuso passeranno da lui. Intanto era partito il contropiede e qui arriva la munizione per Colacicco. Secondo fallo commesso da Colacicco nell'arco di pochi minuti, ammonizione per lui. In questo caso l'ha speso bene perché erano partiti addirittura quasi uno contro uno, perché Corrente comunque era in affanno nel ripiegamento. È stato un fallo tattico giusto comunque il suo intervento. Avrebbe messo in difficoltà Michele Corrente nel 2 contro 1. Comunque Corrente in questo avvio di stagione si è dimostrato, potremmo dire, l'arma vincente, l'arma in più per questa squadra, sia a livello difensivo con tantissimi palloni recuperati, sicuramente anche a livello tattico è sempre messo bene in campo, e anche a livello offensivo, infatti ha segnato nell'ultima gara esterna contro la Virtus Faiti. È un baby veterano, potremmo dire così, anche come Marco Triolo, ti dimostra il fatto che lui ha esperienza e ne ha tantissima, ne ha giocate tante di partite ad alto livello, e questo fa la differenza da un parietà magari che si affaccia da under. Intanto sono rientrati Marrone e Triolo, è entrato anche il numero 18 mi sembra, D'Ambrosio. Scambia intanto D'Alterio, non fischia fallo l'arbitro, ma D'Ambrosio, anzi Saccoccio, che sembrava essere stato spinto, ha ciccato il pallone ad un metro dalla porta. Bella azione per Lido il Pirata. Intanto scambia ancora Riso con Michele Corrente che allarga per Corona, scambia ancora con Corrente, bella palla per Colacicco. Colacicco che si abbassa spesso per ricevere palloni, li protegge, ecco Riso ancora che si alza, prova l'uno contro uno, la conclusione a pochi centimetri dal palo. Bella l'iniziativa di Riso, con un po' più di precisione sarebbe stato gol. E intanto fischia la fine del primo tempo l'arbitro Pomiglio, si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.
si rientra in campo sul punteggio di 1-1. Marcatori per Lido il Pirata, Marrone, per l'Eracle Riso, il solito Riso. Terza partita consecutiva in cui va a rete, siamo quasi pronti. Si parte, allora in campo per l'Eracle, il solito Corrente, Corona, Riso e torna in attacco Mella. A porta Petrella, per Lido il Pirata, Triolo, Saccoccio, Marrone e D'Alterio. A porta Giunta. Potremmo dire i giocatori più offensivi in campo per Lido il Pirata. Triolo, Saccoccio e Marrone, un bel tridente. Si parte al basso con D'Alterio che scambia il pallone con Triolo. L'hai detto Giuseppe, uno di quei giocatori d'esperienza, infatti conquista proprio in questo momento un fallo. Uno di quei giocatori di esperienza che potrà fare la differenza in questo match e per il campionato della squadra di Sperlonga. Sì, sicuramente Lido il Pirata non ci sta a fare l'ultima in classifica, ma sicuramente non ha le qualità per essere ultima in classifica, assolutamente. È una squadra che proviene dalla categoria inferiore, ma è ben messa in campo, ha una bella società dietro che comunque è ben orchestrata, ben stabile, e secondo me si farà vedere le proprie qualità. Intanto ancora una volta Triolo impensierisce Petrella. Marrone, scusate, l'autore delle gol impensierisce Petrella, e quindi ha dimostrato ancora una volta che la gara potrebbe finire con qualsiasi risultato. Non credo con l'1-1, ma le due difese oggi stanno facendo veramente ottime cose. Gli attacchi sono inibiti, ma per merito delle difese. Infatti Lido il Pirata, come detto, non è una di quelle squadre sicuramente che lotterà per le posizioni basse della classifica. Intanto guadagna un fallo Marrone, il secondo già della seconda frazione di gara. Potrebbe pesare, perché al sesto fallo sarà a tiro libero. Comunque dicevo, Lido il Pirata non lotterà per le ultime posizioni sicuramente, infatti è una delle quattro squadre di questo campionato. Guadagna un altro fallo intanto Triolo, il terzo. È un rischio i primi tre minuti del secondo tempo fare già tre falli, altri tre falli e sarà a tiro libero. Comunque dicevo, è una di quelle quattro squadre che fino a questo momento è ancora imbattuta. Anche l'Eracle è una di queste. L'Eracle e il Pomezia, che sono a 9 punti, e il Buenaonde e Lido il Pirata a 7, sono le quattro squadre imbattute fino a questo momento. Pomezia che sarà uno dei prossimi avversari dell'Eracles, perché ci sarà la Coppa Italia, poi Terracina e poi alla fine Pomezia. Quindi le gare, quelle importanti, quelle che ti fanno capire il valore del campionato, stanno per arrivare. Sicuramente. E settimana prossima l'Eracle sarà in esterna contro il Terracina, e Lido il Pirata invece ospiterà il Pontinia, in attesa di quei match, come diceva Giuseppe, in alta classifica. Intanto Mella al tiro, para, Giunta, si fa trovare pronto. Bella la conclusione mancina di Yuri Mella. Sarà calcio d'angolo, sul punto di battuta andrà Corona. Batte Corona, alto per Riso, il mancino alto sopra la traversa. Da una parte Riso e dall'altra Marrone sono i giocatori che sono andati più volte alla conclusione fino a questo momento. Non a caso sono anche i due che hanno segnato. Intanto Mella ancora fermato da Triolo. Ah, Michele Corrente, alto sopra la traversa, la sua conclusione, passaggio di Corona, riparte dal basso ancora Giunta. Intanto Marrone scambia con D'Alterio. Ancora Triolo, dice di aspettare perché ha un problema all'occhio D'Alterio. Dice non fanella, un po' polemico D'Alterio, il più nervoso anche nel primo tempo. Infatti Corrente restituisce palla al portiere Giunta. Beh, una bella botta sull'occhio, si vede fin da qui sull'occhio di D'Alterio, quindi speriamo non sia nulla di grave. Intanto l'arbitro sta tenendo i due allenatori nell'area tecnica
proprio D'Alterio va a scambiare con Triolo il passaggio in avanti. Petrella può chiudere tranquillamente. Corona prova a salire lui, poi alla fine lascia dietro per Corrente, che praticamente ha preso la posizione di estremo baluardo in fase difensiva. Intanto qui non si comprende con Riso, che stava tagliando bene la sinistra verso destra, ma il pallone non è arrivato con i giusti tempi. Bello qui il pallone portato a passeggio da Marrone. Triolo lo lascia sul posto. Corona prova a chiudere ma non la fare, adesso imposta lì del pirata. Saccoccio non riesce ad entrare. D'Alterio prova a puntare addirittura verso la porta, alza il campanile Corrente. La chiusura di Saccoccio, e qui c'è il fallo a favore del difensore. In questo caso spesso e volentieri tutti gli arbitri tendono a favorire il difensore. Certo, con questa un altro fallo importante Michele Corrente, con un'ottima protezione del pallone. Un altro controfallo fischia l'arbitro, un po' polemico anche il signor Pomile, dobbiamo dirlo. Ha in mano un cartellino? No, però è polemico con Triolo. Ha fermato più spesso la gara anche per, possiamo dire, delle sciocchezze, però un po' puntiglioso il signor Pomile. Conquista un fallo laterale Corona. Avanti Mella, sportellate con D'Alterio, prova a girarsi, interviene ottimamente Marrone, ottimo anche in fase difensiva, sarebbe andato al tiro Corrente, chiude in fallo laterale Marrone. Intanto passaggio sbagliato da Corona, ma Petrella rimedia, scambia con Riso, ancora Iuri Mella, protegge bene il pallone, scambia con Corona, appoggia ancora, chiude benissimo Saccoccio. Iuri Mella, chiamato simpaticamente dai tifosi e dai suoi compagni il cigno di Caracas, gli hanno dato il soprannome un po' come quegli attaccanti sudamericani. Intanto possesso palla ancora per l'Eracle, si riparte da Petrella, alza questo pallone che va direttamente tra le braccia di Giunta, ancora protegge benissimo Saccoccio, va al tiro D'Alterio. L'azione era buona perché ha fatto un bellissimo stop Saccoccio e praticamente aveva messo fuori tempo il difensore che era andato a chiudere su di lui. Tiro da dimenticare perché in quel caso poteva forse giocarla meglio il giocatore compagno di Saccoccio, ma in questo momento è ripartita la gara del leader pirata in fase difensiva, che chiude bene dietro e poi riparte in velocità a cercare il contropiede, lasciando il pallino del gioco alla formazione di casa, che però non riesce a uscirne bene perché è quadratissimo in questo momento il leader pirata, non lascia varchi, anzi è spesso volentieri ben chiuso all'indietro. Ma la cosa bella dell'azione precedente tra Saccoccio e D'Alterio è che non solo ha stoppato il pallone di petto, ma lo stop era direttamente un passaggio per mandare alla conclusione D'Alterio, quindi una giocata davvero intelligente da parte del pivot in questo momento Saccoccio, autore di una tripletta nell'ultima gara interna contro lo Sport Country Club. Corrente intanto, errore in questo caso perché ha rischiato e esce in questo momento per far spazio a Supino, sbaglia anche Mella, in questo caso va la conclusione Saccoccio che sbaglia a fil di palo, la conclusione di Saccoccio che a tu per tu con il portiere di Mancino non è riuscito a inquadrare la porta, ma un paio di errori in fase difensiva. Intanto la conclusione di Supino che con il Mancino appena entrato buca Giunta. In vantaggio l'Eracle 2-1 su Lido il Pirata. Supino entrato da neanche 30 secondi al posto di Michele Corrente, ha sferrato un mancino di prima intenzione che si è insaccato a fil di palo, Giunta non ha potuto fare nulla. Vediamo se reagirà Lido il Pirata subito a questo svantaggio. Tanto è una formazione molto offensiva adesso per la squadra Città del Golfo, perché praticamente mettendo dentro Supino, mettendo dentro Riso, adesso è rientrato per il momento Corrente per far togliere la catenina
a supino, tornerà fuori corrente nel primo break, ma praticamente ha messo dentro quattro giocatori che sono tutti e quattro offensivi, non c'è neanche più corrente che potevamo magari dichiarare un po' difensivo. Qui l'esperienza di Risola farà da padrona in difesa. Simone, intanto subito lì del Pirata ancora offensivo, D'Alterio gestisce male questo pallone, ha già sbagliato diverse gestioni del pallone D'Alterio, è la quarta, è il quarto passaggio che sbaglia dalla ripresa, non uno dei più positivi in questa gara per i suoi, tra l'altro ammonito anche nel primo tempo. Intanto Riso sbaglia il passaggio, chiuso da Marrone che subisce fallo. Ottimo il lavoro di Marrone, ed è il quarto fallo subito da Lidl Pirata. Mancano ancora 20 minuti del secondo tempo perché siamo al decimo. Questo è uno dei rischi che sta correndo la squadra in casacca nera, perché con altri due falli si inizierà con i tiri liberi. Stanno rischiando un po' troppo, Giuseppe. Sì, non bisogna incaponirsi a giocare palla davanti alla porta, perché in questo caso è successo più volte che l'Eracles perde palla nella propria prima parte di campo, e a quel punto o lanci lungo stile palla a mano o trovi un altro modo di giocare, perché stai subendo, e se continui vuol dire che crei un punto di forza per l'avversario. Tanto qui secondo me Triolo cercherà sicuramente la porta. Vedremo se Triolo calcerà direttamente a rete, l'unico dei suoi che ha segnato in tutte e tre le gare fino adesso disputate da Lidl Pirata. Vediamo se andrà a segno anche quest'oggi. Parte con il destro direttamente a rete, ma para ottimamente Petrella, si fa trovare pronto. Comunque sì, la punizione è derivata da una gestione sbagliata del pallone. Già quattro volte hanno sbagliato i passaggi nella propria metà campo e devono probabilmente cambiare questa situazione. Intanto Supino sbaglia il passaggio per Mella che non arriva per un soffio. Devono cercare forse di gestire in maniera diversa dalla propria metà campo, cercare forse dei passaggi lunghi. Intanto si alza D'Alterio che scambia con Marrone per il capitano Triolo, fermato da Supino. Supino è entrato benissimo in campo, in due minuti ha segnato e ha difeso più volte la propria area. Tutte e due le squadre stanno mostrando limiti nella gestione dell'ultimo uomo, nel senso che il giocatore che porta palla non riesce a oltrepassare il pressing difensivo alto. In questo caso qui o si cambia ritmo e la squadra che lo fa prima e lo fa in maniera intelligente rischia di vincere, oppure è un via vai che non porta nulla tra le due formazioni, solo a dispendio di energie. Qualche anno fa c'era una squadra in Serie D che giocava praticamente schema palla a mano, portiere, ottimo portiere, lanciava lungo, c'era un forte attaccante centrale in avanti, capocannoniere per 3-4 anni. Questo giocatore doveva solo o prendere il pallone a volo o prendere la respinta di un giocatore, di un difensore o del portiere, e firmava un bel po' di gol. Sembra brutto dirlo in C2, ma in questo caso o crei la superiorità numerica in questo caso, ma se giochi palla lì davanti rischi che il gol lo subisci, e bisogna vedere chi dei due lo subisce a questo punto. Intanto ancora puntiglioso l'arbitro che a più riprese chiama la pulizia del campo. Punizione per Lidl Pirata, Triolo in possesso di palla, scambia con Saccoccio, ancora per Triolo, si abbassa intanto, pressa alto con la Cicco, Saccoccio punta Supino, scambia con Marrone, recupera un altro pallone di Supino, lo perde ancora ma conquista fallo. Supino è entrato benissimo in campo, sarà calcio di punizione da metà campo. È il secondo fallo conquistato dall'Eracle. Batte Supino. Ah, è entrato Ferrara intanto al posto di Corrente. Alza il pallone Corona. È entrato al posto di Riso Ferrara. Vediamo se cambierà qualcosa a livello di impostazione. Forse proprio per questo problema di cui parlavamo, di gestione dal basso, ha cambiato un po' le carte in tavola Macari. Intanto ancora polemiche. L'arbitro riprende la panchina dell'Eracle.
Corona scambia con Supino, ancora Corona, Ferrara. Eh sì, secondo me è cambiato qualcosa a livello difensivo. Punta Colacicco, Ruscitto rientrato in campo, lo punta, scambia con Corona, appoggia per Corona, direttamente alla conclusione, Murato da Triolo, Petrella per Supino, male per Ferrara, ma con Ferrara è cambiato qualcosa dal basso, gestiscono meglio il pallone, recupera un ottimo pallone, lo protegge, non conquista fallo, non fischia, Ruscitto riparte, la conclusione parata da Petrella, il tiro indirizzato sotto il set, bello il break di Ruscitto, recupera la palla e va alla conclusione, ma si fa trovare pronto Petrella sull'angolo, Triolo si accentra, Murato da Ferrara, ancora calcio d'angolo, ha alzato il pressing il baricentro Lido il Pirata, Ruscitto sta per battere questo calcio d'angolo, chiamano uno schema, non riuscito, fischia intanto l'arbitro, rimessa laterale o controfallo, ancora polemico l'arbitro, molto polemico dobbiamo dirlo. No, è un arbitro che parla tanto con i giocatori in campo, poi magari in alcuni casi bisognerebbe essere un po' più all'inglese, ma forse nel suo stile di arbitrare, nel suo stile di tenere in mano la partita. Intanto Supino, superstar di questa gara, firma il 3-1, doppietta personale, palla c'è, palla non c'è, pallone in rete. Una splendida giocata di Supino, un giochetto di classe a smarcarsi da Triolo e con il mancino ancora, buca giunta sotto la traversa, incredibile, 3-1 il risultato, doppietta di Supino, i pochi minuti che ha giocato le ha giocate alla perfezione, quindi nonostante abbia giocato poco dobbiamo dargli fino a questo momento la palma di migliore in campo. Intanto protegge bene un pallone saccoccio, ma torna sempre Supino su questo pallone, decisivo il suo ingresso. Intanto riparte ancora Corona, protegge Colacicco questo pallone e guadagna una rimessa laterale, protesta Triolo, il capitano, e ancora l'arbitro riprende Macari e sembra espellerlo, lo allontana dalla panchina, no, lo fa semplicemente accomodare. Un po' troppo esagitata in questo momento la gestione dell'Heracles, è vero che in alcuni casi bisogna matare il toro tra virgolette per non dargli possibilità di ritornare, ma forse alzare i ritmi non fa bene alla squadra di casa, non me ne vogliono, ma il Lido del Pirata è uno che può reggere i ritmi alti, forse ragionare, perché l'Heracles è bello questo pallone, intanto Colacicco, bomba per lui, risponde presente Giunta, ma ottima la sua giocata, c'era il tocco, l'arbitro ha dato direttamente rimessa. Bello lo scambio Corona con la Cicco che è andato al tiro, pochissimo mancava alla rete del 4-1. Comunque dovesse concretizzarsi anche questo risultato, possiamo parlare di una partenza devastante dell'Heracle in questo campionato con il passaggio di turno in Coppa Italia. Prende il pallone con la Cicco in questo caso, riparte 2 contro 1, scambia con Supino, ancora dentro con la Cicco, non riesce a concludere ad un metro dalla porta, il pallone non viene gestito meglio da Colacicco, ma vicinissimo al gol del 4-1. Nel 2 contro 1 avevano superato Giunta, il pallone veramente a fil di palo, scambia intanto Marrone, ancora al tiro, questa volta non colpisce bene, i ritmi si sono alzati. Intanto time out chiamato dall'Heracle, siamo sul punteggio di 3-1, 4 falli commessi dall'Heracle, 2 da Lido il Pirata, doppietta decisiva di Supino in questa seconda frazione di gara. I ritmi si sono alzati tanto, ha fatto bene la panchina dell'Heracle a chiamare immediatamente il time out, a fermare il pallone, a ragionare un po', anche perché i ritmi alti portano a sbagliare. E l'Heracle adesso non deve sbagliare, non ha bisogno di sbagliare e neanche di forzare al massimo, perché il punteggio al momento dice 3-1, è facilmente colmabile,
è facilmente ampliabile, però ci vuole un po' di calma secondo me per la squadra di casa, che è l'unica che ha da perdere al momento. Intanto l'arbitro adesso ha qualcosa da richiamare, non so, alla panchina, un po' fiscale in questo caso. Tornano in campo le due formazioni, torna in campo Riso, in questo momento è il giocatore che serve a questa squadra per ragionare maggiormente e, perché no, anche abbassare le velocità dei ritmi. Sicuramente, infatti, rientra al posto di Corona. Comunque, per riprendere il discorso, intanto Scintille tra i giocatori delle panchine e l'arbitro riprende nuovamente le panchine, nervosismo tra corotatore e un cordatore ed un giocatore della panchina del Lido del Pirata che viene ammonito. Credo sia Triolo, credo sia proprio Triolo. Sì, è il capitano Triolo che viene ammonito per aver battibeccato con cordatore. Comunque, dicevo, dovesse concretizzarsi questo risultato, Giuseppe, partenza devastante in questa stagione per l'Eracle con il passaggio in Coppa Italia, 4 vittorie su 4 in campionato, 12 punti in battuta, miglior difesa, una partenza davvero in quinta. Assolutamente, ma l'Eracles è una società che lo scorso anno l'ha vinto questo campionato, stiamo parlando con i campioni in carica che per loro scelta ridisputano questo campionato. È vero che c'erano altri giocatori, erano altre società, erano altre situazioni, ma ci sono in campo giocatori che questo campionato l'hanno vinto, quindi è una squadra che non poteva avere una partenza banale tra virgolette e non poteva fare passi falsi, anche perché in giro ci sono occhi puntati su questa società. Intanto rimessa dal fondo per Lido il Pirata, parte Marrone ancora che scambia con Ruscitto, ancora Marrone, bello il tunnel su Supino che poi interviene in maniera ottimale sull'imbucata di Ruscitto. Supino si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, intanto è entrato anche il numero 9 Cepa ed il numero 4 De Parolis. Marrone scambia con De Parolis, bene, ma chiuso ottimamente da Ferrara. Rimessa laterale per Lido il Pirata. Marrone ancora gestisce dal basso, scambia con il numero 9 Cepa che non arriva su questo pallone, ben piazzati in campo i ragazzi dell'Eracle, lasciano pochissimi spazi. Intanto siamo al 23esimo. Vedi Francesco come ha fatto bene il time out, i ritmi si sono abbassati di tanto. Nervoso Colacicco, voleva il pallone sui piedi, servito invece lungo, non poteva arrivare su questo pallone. Sì, in effetti i ritmi si erano alzati troppo, dopo il time out si sono piazzati meglio in campo, meno nervosismo, qualche polemica tra i giocatori in panchina, però in campo adesso è tornata la calma, potrà gestire con serenità questa fase finale della gara l'Eracle. Intanto riparte con la Cicco, ottimo pallone recuperato, l'appoggia per Supino, sbaglia il passaggio, offre a Ruscitto la possibilità di ripartire, chiude, rimedia all'errore. Rimessa laterale per Lido il Pirata, chiuso da Supino. De Parolis si appoggia a Giunta che scambia ancora con Marrone, il migliore dei suoi in questo match, ha toccato tantissimi palloni. Cepa ancora per Marrone, protegge bene, si appoggia a De Parolis, ancora Ruscitto, non trovano gli spazi giusti Giuseppe per ripartire, infatti chiudono ancora bene con Riso e Supino che gestiscono ancora questo pallone. Sì, un'ottima ripartenza dell'Eracles che adesso non va ad accelerare, ci prova adesso con la Cicco, botta sotto la traversa e c'è gol. 4-1, si sblocca Antonio Colacicco, grande la sua conclusione di destro a bucare Giunta. 4-1, gara possiamo dire ormai quasi chiusa, siamo al 25esimo, 3 reti di svantaggio sono un abisso ormai tra le due squadre. Vediamo se ci sarà un'imbarcata adesso per Lido il Pirata.
Forse è anche troppo largo per quello che ha fatto vedere Little Pilato al momento il 4-1, anche perché la squadra di Sperlonga è stata in partita fin qui, ha perso contro, al momento, contro delle belle giocate dell'Heracles. Un supino oggi ottimamente messo in campo al momento giusto, è stato devastante, è lui che ha scavato il solco poi, ma il 4-1 è un po' basso a livello di gol per il Little Pirata, che comunque ha dimostrato di essere un'ottima squadra e pronta per questa categoria. Sicuramente, Supino dobbiamo dirlo che ha giocato bello, il passaggio sempre di Supino, chiuso Ferrara da Adalterio, ma dicevo Supino che ha giocato appena 15 minuti, gli ultimi 15 minuti, due reti, tre passaggi per i compagni direttamente a porta. Mella non protegge questo pallone, quindi devastante l'ingresso di Supino, decisivo. Mella intanto tira, ma murato da Adalterio, riparte ancora Saccoccio, si accentra bene vicino al gol Lido il Pirata con Saccoccio. Su questa conclusione avrebbe potuto fare poco Petrella. Splendida giocata di Saccoccio, intanto riparte ancora l'Eracle con Mella che cerca corrente, che non arriva al pallone, riparte in maniera troppo rapida Giunta e sbaglia in maniera banale questo pallone. E ancora una volta viene richiamata la calma proprio da Riso su Mella, anche perché il Little Pilato adesso si è sbilanciato in avanti e Mella, ma intanto bello il tiro di Saccoccio, Petrella si rifugia in angolo. Mella adesso ha il dovere di conservare il pallone in avanti e far perdere più tempo possibile alla palla lì davanti. Bello però, dobbiamo dirlo, l'atteggiamento dei ragazzi di Sperlonga che nonostante il risultato continuano a sbilanciarsi per provare ad accorciare il risultato. Intanto Adalterio tenta la conclusione murata da Mella. Dicevo, bello l'atteggiamento perché continuano a provare ad imbucare l'Eracle, quindi non hanno paura di subire un'imbarcata, però vogliono comunque tentare la rimonta insperata però. Meglio perdere 7-1 ma averci provato che non perdere 3-2 e non averci provato in questo caso. Sicuramente la partita la deve fare il Little Pirata, non ci sono scuse, non ci sono neanche sconti in questo caso. Forse sbaglia l'Eracle a lanciare il pallone avanti, vero che questa volta Mella ci è tornato sul pallone, ma forse dovrebbe conservarlo un po' di più con giocatori tipo Riso in questo caso, che fa d'appoggio. Ferrara forse ha fatto per la seconda volta quel tocco in più che avrebbe portato a tirare a porta libera. Dovrebbe pensare a tirare di prima in alcuni casi, perché ha dei movimenti che lo portano ad avere un punto dove può tirare una finestra che però si chiude rapidamente se tu fai il secondo tocco. In questo caso invece ha calciato di prima, forse ci ha ascoltato Giuseppe. Comunque si vedono probabilmente le caratteristiche più da difensore che da giocatore offensivo in questo caso per Ferrara. Comunque quello che pensavamo potesse essere un problema, cioè quello dei falli, sembra alla fine non essersi concretizzato, perché siamo al 28esimo, i falli sono rimasti 4, quelli commessi dall'Eracle, e ricordiamo che al decimo erano già 4. Intanto chiude benissimo Petrella su Cepa, chiama il cambio Triolo, ha un problema all'inguine Triolo, non ce la fa, entra probabilmente Marrone, pronto a bordo campo, entra adesso Cordatore al posto di Mella con il numero 9 sulle spalle. Dicevo, nei primi 10 minuti l'Eracle aveva commesso ben 4 falli, tali sono rimasti fino a questo momento, quindi alla fine fortunatamente non è stato un problema i ragazzi di casa. Intanto è rientrato Valente anche al posto di Ferrara ed anche Corrente al posto di Colacicco, di Supino, è uscito Supino, Colacicco e Ferrara. Intanto fischia fallo l'arbitro, si è guadagnato questo fallo Saccoccio, il quinto commesso dai ragazzi dell'Eracle. Fortunatamente manca poco,
quindi non dovrebbe pesare questa situazione. Andrà Marrone a battere questa punizione, il più positivo dei suoi. Vediamo se riuscirà a trovare il gol e quindi la doppietta personale. Tanto Triolo dalla panchina grida si può fare perché 4-1 l'Eracle è al quinto fallo, in tre minuti si può cambiare il risultato. Adesso parte la bomba e Petrella è un ottimo portiere, lo dimostra anche in questo caso che è sprecato in questa categoria. Due minuti di recupero. Non hanno sfruttato questa occasione, Marrone ha fatto una bella conclusione, murata da Petrella, di testa Cepa non riesce a siglare la rete che avrebbe accorciato le distanze, intanto sbaglia l'ennesimo passaggio d'Alterio. Ha dato due minuti di recupero l'arbitro, quindi si giocherà ancora per circa un minuto e mezzo. Subisce fallo corrente ad Alterio, molto nervoso. Fischia fallo l'arbitro ed è il sesto fallo, sarà tiro libero. Fortunatamente si è concretizzata tardi questa situazione. Andrà Marrone alla conclusione con il suo mancino. Vediamo se segnerà questa rete e quindi la sua doppietta personale, che comunque non dovrebbe dare troppi problemi all'Eracle dato che la gara è ormai quasi terminata. Manca meno di un minuto. Vediamo se darà ulteriore recupero l'arbitro. Fischia l'arbitro, parte Marrone col mancino e direttamente fuori, non sfruttano neanche questa occasione. Ormai è quasi fatta per l'Eracle. Comunque, nonostante gli ultimi errori, Marrone è stato autore di una buona gara. Cosa pensi di questo giocatore, Giuseppe? Un ottimo elemento Marrone di esperienza, qui il cordatore a terra si accoccia, non c'è fallo, sono direttore di gara. Un ottimo elemento, attenzione a questa azione, c'è altro tiro libero, c'è il fallo di corrente, l'arbitro chiede scusa, forse c'erano i presupposti per dare il vantaggio, l'arbitro chiede scusa, consegna il tiro libero alla squadra di Sperlonga e c'è ancora tempo per cercare la rimonta, non è plausibile farla in questi minuti, ma 4-2 sarebbe comunque un risultato onorevole per il Lido del Pirata. Un altro tiro libero, forse si chiuderà su questa situazione di gioco il match. Abbiamo superato abbondantemente il 32esimo. Va addirittura ad Alterio questa volta al tiro. Parte lui, para Petrella. Finisce così 4-1. L'Eracle batte il Lido dei Pirati. Vola a quota 12 punti in testa alla classifica, solo vittorie per i ragazzi di casa. Il Lido il Pirata rimane a quota 7 punti, partita convincente. Un ringraziamento a Giuseppe per il commento della partita. Prima di salutare voglio fare complimenti a Supino perché quando è entrato ha cambiato la partita di questo Eracles, ma il vero bomber ce l'ha tra i pali l'Eracles, perché Petrella tre volte è stato decisivo, due tiri liberi parati, messi fuori, ma delle belle parate che hanno tenuto il risultato, quindi il bomber in questo caso è stato il portiere dell'Eracles. Ricordiamolo infatti che l'Eracle è anche la miglior difesa con solo 3 reti subite in 4 match, veramente un ottimo organico. Un ringraziamento a Giuseppe Capuano, a Tiziana Palombi per le riprese, chi vi parla è Francesco Di Luna, la linea è le interviste sul parquet. Siamo qui con Cordatore, insomma oggi un'altra vittoria, siete a 12 punti, una vittoria convincente possiamo dire, imbattuti, un'ottima difesa, solo 3 gol subiti. Quanto conta questa partita oggi?
Allora, oggi è una partita molto importante, è stata contro una squadra molto forte, perché per me Lido il Pirata è una grandissima squadra, partita tesa, psicologicamente è molto importante per noi, perché affrontare e vincere contro una squadra di questo calibro ci dà morale, ci dà convinzione per proseguire una strada e allenarci ancora meglio, ancora di più di come stiamo facendo. Come lavorerete in settimana per il match di andata di Coppa Italia? Sì, ci siamo organizzati con degli allenamenti defaticanti, vogliamo andare avanti anche in Coppa, vogliamo vincere questo turno in casa per poi andare lì con più tranquillità, anche per distribuire le forze per il campionato, che resta la nostra priorità. Siamo qui con Colacicco, quest'oggi una vittoria convincente 4-1 contro il Lido dei Pirati. Avete vinto 4-1, insomma, impressioni su questo match? Ti sei anche sbloccato la quarta rete, cosa pensi di questa partita? Ma prima di tutto vorrei dire che è stata una partita molto combattuta, sapevamo di incontrare una grande squadra e abbiamo risposto molto bene, abbiamo risposto presente, quest'era classe c'è, io non mi nascondo, penso che siamo una delle squadre più forti del campionato e puntiamo al titolo. Per quanto riguarda il mio gol, vorrei fare soltanto un appunto. Prima di tutto vorrei ringraziare questa società, perché in 10 anni di calcio a 5 non ho mai visto una società così, e il minimo che possa fare il momento è ringraziarli. Il secondo appunto ed ultimo che vorrei fare è che io sono Colacicco e rispondo con i fatti, le chiacchiere le lascio alle altre persone. Avete subito soli 3 gol in queste prime partite di campionato, quanto conta la vostra difesa? È l'arma in più forse per la vostra squadra? Ma penso di sì, questi campionati si vincono anche così, anzi oggigiorno un po' tutti i campionati si vincono così, basta vedere anche i campionati più alti, vince quasi sempre la miglior difesa e noi abbiamo una grande difesa fatta di elementi di spessore. E poi niente, abbiamo anche giocatori avanti che la buttano dentro, quindi la squadra è un giusto mix, quindi equilibrio prima di tutto e siamo completi. Siamo qui con Supino, innanzitutto complimenti per questa convincente vittoria. Oggi hai siglato 2 reti decisive nel secondo tempo, sei stato devastante, il tuo ingresso è stato davvero decisivo. Insomma, cosa hai pensato quando hai segnato il gol del 2-1? No, bisogna sempre farsi trovare pronti, perché nel primo tempo comunque non avevo giocato, quindi bisogna sempre essere caldi, perché il mister può metterti in campo in qualsiasi momento e farti trovare pronto. Chi entra non deve essere da meno da chi esce, dato che siamo tutti quanti elementi molto validi. Oggi sono contento che la prima occasione che mi è capitata sono riuscito a segnare e poi anche a fare il secondo gol e va bene così. Questa per voi sarà una settimana piena, giocherete mercoledì per la Coppa Italia e domenica andrete a Terracina. Come lavorerete questa settimana per questo doppio match? Sarà difficile, perché comunque partita oggi, partita mercoledì e domenica, sono 3 partite nell'arco di una settimana, bisogna calibrare i carichi di lavoro per non appesantirsi troppo e per fortuna abbiamo una rosa profonda di tutti i giocatori forti, quindi riusciremo anche con i cambi a portare avanti queste partite, perché comunque anche la Coppa è il nostro obiettivo oltre che il campionato. Ci teniamo ad andare fino in fondo anche in quella competizione.